Buongiorno e ben ritrovati in una nuova edizione del TG Web, il nuovo Terraglio. Apriamo con l'economia agricola, un settore che sta soffrendo molto a causa della siccità di questo periodo. Molti ricercatori che imputano questo effetto ai cambiamenti climatici in atto, un argomento che è stato affrontato anche di recente nel corso del convegno nazionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, al quale ha partecipato come relatore anche il professor Leonardo Becchetti dell'Università Tor Vergata di Roma. La transizione ecologica è una sfida da far tremare i polsi perché purtroppo i meccanismi di mercato e le istituzioni non bastano a risolvere il problema. C'è bisogno di risposte dall'alto e dal basso, è un problema che incide sulle condizioni di oggi dell'agricoltura, pensiamo alla siccità in Italia quest'anno che ha messo in crisi gli agricoltori. La soluzione dall'alto è la creazione di una carbon tax, quindi del meccanismo del trading dei diritti di inquinamento, accompagnata però da meccanismi alla frontiera di aggiustamento, quelli di cui l'Europa sta parlando adesso con Fit for 55, che sono importantissimi. Dall'altro punto di vista abbiamo sottolineato quanto sia invece importante anche l'azione, gli stili di vita dei cittadini, le loro scelte di consumo responsabile, la possibilità che oggi si apre di diventare comunità energetica, quindi produttori di energia dal basso per un mondo dove l'energia è destrategizzata, quindi è un'energia che non alimenta più guerre ma che è prodotta in maniera diffusa e partecipata dai cittadini. Restiamo in tema di sostenibilità perché sempre più importante è sensibilizzare le future generazioni al consumo e alla produzione responsabile dei capi che indossiamo. Interessante in questo senso è quanto è avvenuto al Polimoda di Firenze, dove 14 bambine dagli 8 ai 12 anni sono state protagoniste di un'intensa settimana di approfondimento e gioco intorno ai temi della moda circolare, il ciclo di vita degli indumenti e il loro impatto ambientale. Il tutto per avvicinarle fin dalla tenera età ad uno stile di vita più responsabile. Di recente è stato conferito il premio Bontà Città di Treviso a 5 associazioni del nostro territorio. Una di queste è AIDO, da sempre promuove la cultura della donazione post mortem, il cui presidente provinciale Mario Donner durante la cerimonia ha ribadito il problema delle poche donazioni di organi che invece potrebbero salvare numerose vite umane. Sentiamo allora il suo appello. Nel nostro territorio ci sono ben 9.000 persone ogni anno che aspettano un trapianto, che è l'unica ed esclusiva terapia possibile alla loro patologia. Però di questi soltanto 3.000 organi vengono trapiantati circa. Quindi logicamente rimane sempre 6.000 persone che aspettano il trapianto anno per anno. Quindi questo è il dato più importante e più tremendo, perché soltanto attraverso la donazione di organi, come dicevo un attimo fa, si può far tornare alla vita le persone che altrimenti non ce la farebbero. Pensiamo ai trapiantati di cuore, ai trapiantati di pancreas, ai trapiantati di rene, a tutti quei trapiantati che possono avere una vita normale. E quando dico normale vuol dire fare qualsiasi attività, cose che adesso sono assolutamente impedite di fare. Dal 15 al 17 luglio Vicenza si veste di relazionesimo, un viaggio di pure esperienze sensoriali e culturali diretto da Duccio Forzano, dove le relazioni si fanno emozione e scoperta. Performance, arte ed esposizioni si intrecciano a convegni e percorsi formativi, stimolanti e fascinosi, con oltre 100 accademici, artisti, imprenditori industriali e start-up a confronto. Da Vittorio Sgarbi a Luca Mercalli, Giorgio Panariello, Emilio Casalini e Carla Gozzi, Relazionesimo è una kermesse che si preannuncia unica e inedita, dove temi e storie avranno la capacità di coinvolgere e appunto di relazionare. Questo fine settimana Giavera del Montello si colora di danze e cultura per la 27ª edizione del Giavera Festival, al quale partecipano ogni anno numerose persone di etnie e culture diverse. Tra le molte associazioni che prendono parte alla manifestazione, anche il gruppo Donne Bangladesi di Mestre, la cui referente Hasna Hena Mamataz ci ha spiegato il motivo della loro partecipazione. Faremo un ricamo, un telone grande, insieme, scopo di mostrare che anche noi sappiamo fare qualcosa, anche noi abbiamo capacità di fare qualcosa, perché donne bangladesi o deve essere figlia di qualcuno, madre di qualcuno, moglie di qualcuno, oppure suocera. Quindi però c'è pochissime persone chiedono, ma tu chi sei?
tua identità. Quindi non avendo, oppure avendo poco possibilità, non riescono a mostrare anche io ho una identità propria, anche io sono capace di fare qualcosa. Quindi il nostro scopo è di portare le donne di varie età, di sì, giovane, un po' metà, tutti, che loro mostrano che anche io so fare qualcosa, anche io capace di fare qualcosa, io ho valore non solo come donna, mamma o figlia, anche la mia capacità è questo. Non solo donne devono mostrare le loro capacità, coinvolgiamo anche clienti, tutti che hanno voglia di partecipare, ricamare insieme, saremo contenti solo. Chiediamo partecipazione di tutti gli altri. E chiudiamo in tema di viaggi con una meta turistica culturale tutta italiana. Trovate da oggi nel nostro quotidiano online, alla sezione Arte, Cultura, Storia, Archeologia, un servizio sulle Domus Romane al Celio a Roma, aperte al pubblico lo scorso aprile. Uno dei luoghi affascinanti della Roma sotterranea, una straordinaria finestra della Roma antica del IV secolo, in un servizio esclusivo di video immagini a cura del professor Carlo Franchini e testi della giornalista Gloria Zarletti. Bene, per questa edizione è tutto, vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Grazie e arrivederci.